da fare perché la moglie di Bocelli, che è il manager, ha rifiutato. Ha rifiutato e quindi è finita. Fatto sta che da quel momento in poi, comunque, capendo che queste pagine appunto potevano arrivare molto lontano, ho iniziato a cambiare l'impostazione della pagina. E infatti adesso ancora diciamo che quindi questo evento ti ha fatto un po' cambiare in un certo senso prospettiva sulla pagina, nel senso nata per gioco, quando poi ti sei reso conto che le potenzialità erano grandi, anche perché con 20.000 like di partenza, insomma, uno già capisce l'obiettivo, sì. Però dopo questo evento con Bocelli, quindi è cambiato tutto, diciamo. Ho iniziato a vedere se potevano esserci margini per fare qualcosa di più serio, tra virgolette. Ok. E con il tempo ho iniziato a pensare appunto di cosa potevo fare per andare oltre ai semplici conversazioni, gli screen pubblicati. Okay. A un certo punto mi sono reso conto, vedendo anche un po' il comportamento dei miei amici, delle persone in generale, che una cosa che fanno in molti è parlare appunto tramite WhatsApp, fare 1000 screen delle proprie conversazioni per poi farle vedere a qualcun altro e raccontare delle determinate situazioni di vita, quindi molte persone magari litigando con qualcun altro, con un amico per questioni lavorative o amorose, un'amicizia, comunque sia, passano in un certo momento tramite le conversazioni WhatsApp. Quindi io ho pensato che con queste conversazioni si potesse creare qualcosa, che un blog per esempio, che per parlare proprio di queste cose. Così successivamente ho creato questo sito che si chiama spunteblu.it, sì. E ho iniziato a dare un'impostazione a queste storie in maniera più seria, diciamo, in cui presento tuttora queste situazioni di vita in cui molte persone comunque si identificano e ogni giorno ne parlo e ho iniziato a coinvolgere anche direttamente gli utenti. E quindi da lì, piano piano, nel tempo, la pagina è iniziata a crescere tramite questo meccanismo, finché un giorno non c'è stata una storia che è diventata, diciamo, virale in tutta Italia, che parlava di due ragazzi, una coppia, chiamate Luca e Cristina, in cui Luca appunto lasciava Cristina e lei si trasformava, diciamo, in una specie di stalker, e questa storia ha fatto molto discutere e raggiungeva picchi fino a 10 milioni di persone. Pazzesco. Però mi interessava un attimo capire come sei riuscito a uscire da Facebook, nel senso, come sei riuscito a, diciamo, sfruttare questi screenshot, che comunque sono materiale che ti arriva già pronto. Non per sminuire, ma per dire che comunque tu hai trovato questo veicolo, questa comunicazione di utilizzare questi screenshot per fare dell'ironia o comunque raccontare le storie. Ma come hai fatto poi ad uscire dal network di Facebook, quindi a crescere, a lavorare con altri al di fuori della pagina? Sì, diciamo che ovviamente per far partire un progetto a volte bisogna trovare la formula giusta. Nel mio caso è stata, io prima di tutto mi sono detto, per me può funzionare se le persone mandassero, raccontassero le proprie storie. Per farlo, diciamo, inizialmente creavo io direttamente delle storie interessanti che facevano comunque, creavano engagement, si dice, sui social, comunque discussione con molti commenti, quindi inizialmente creavo queste storie fatte da 10, 20, 30 screenshot tramite applicazioni anche aiuto di altri amici, comunque sia attirassero l'attenzione degli utenti e facessero capire a loro che potevano essere comunque protagonisti loro stessi della pagina, dei social, di questo tipo di canale. E quindi così ho messo in piedi col tempo, ci è voluto circa un anno prima che molti utenti ogni giorno iniziassero a interagire. E poi successivamente ovviamente c'era anche il discorso, sono arrivato a un certo punto in cui mi sono detto sì, va bene, è un gioco,
ha molto seguito, però ovviamente dobbiamo cercare anche di vedere di mettere in piedi collaborazioni commerciali che sostenessero anche il progetto. Certo. E quindi a lì ho iniziato a contattare, diciamo, altre aziende, per esempio Tinder, che è stata la prima che ha accettato insieme a Happn, che adesso è un'altra azienda simile a Tinder, che hanno accettato una collaborazione e hanno iniziato a sostenere il progetto e così sono andato avanti. Praticamente loro cosa ti richiedevano? Praticamente è cosa che poi fanno molte aziende, cercano pagine Facebook di un certo tipo per sponsorizzare i propri prodotti. Okay. Quindi nel caso, adesso andiamo avanti, c'era... l'allergia, grazie. Sì. Ancora, possiamo scorrere? Questo è un esempio, questa è una collaborazione che ho fatto con l'applicazione N26, okay, che è un'applicazione che serve a fare pagamenti online, come per esempio può essere PayPal. Sì. E questo appunto, questo mi occupavo fino all'anno scorso, era la creazione di conversazioni dove all'interno veniva inserito appunto il prodotto. E così sono andato avanti dal 2015 fino al 2018, però a un certo punto ovviamente mi sono anche detto che era una cosa che si portava, diciamo, molta pubblicità, però allo stesso tempo minava un po' la credibilità di quello che avevo creato, perché comunque sia l'obiettivo principale era mettere al centro gli utenti con le loro storie e non farla diventare prettamente una macchina commerciale. E quindi dopo, successivamente a questo, sono passato al sito web che appunto metteva bene insieme le due cose, perché comunque sia manteneva al centro del progetto gli utenti con le proprie storie, ma allo stesso tempo tramite la pubblicità che compare all'interno di un sito si riusciva a far convivere le due cose. Ascolta, ma ti è mai successo che per esempio pubblicando una conversazione di WhatsApp che ti era stata mandata da, facciamo un esempio, da un ragazzo in cui parlava di una vettura, di un tradimento o comunque una storia abbastanza delicata e personale, ti è mai successo che la ragazza in questione ti scrivesse oppure in qualche modo commentasse la pubblicazione della conversazione? Insomma, ti è mai tornato indietro in qualche modo? Sì, è successo spesso, perché comunque sia è una cosa che intacca una sfera un po' particolare, perché ovviamente in queste conversazioni compaiono sempre almeno due persone, più tutte le altre che possono essere citate all'interno di una storia. Di conseguenza intacca anche un po' la privacy, quindi spesso a volte sono capitate minacce di denunce o eccetera, perché comunque sia quando una persona manda una conversazione non si interessa di tutelare l'altra persona, certo, perché magari compare indirettamente. Quindi sì, succede spesso che ho a che fare anche che in maniera sia positiva che negativa le persone protagoniste mi contattino per determinati motivi. Certo, anche perché comunque con i tuoi numeri la pagina ha più di 1 milione di like, sì, sì, 300.000 follower su Instagram, che voglio dire, sono numeri che nel momento in cui c'è una condivisione di un post o parliamo anche delle storie di Instagram, il bacino è grande, quindi tantissime persone vedono queste conversazioni o la storia del caso, insomma, quindi è chiaro che, diciamo, che i soggetti sono interessati, perché si parla di loro, si parla dei cavoli loro, insomma, sì, sì, questo sì, è il problema. Quindi, infatti è premura mia ogni volta a leggere, comunque io ogni giorno ricevo centinaia di storie, quindi io ogni volta per la selezione devo leggere tutte queste storie, quelle che poi alla fine finiranno sul sito o comunque sui canali social. Devo comunque accertarmi che tutti i dati sensibili siano oscurati. Ma senti, raccontaci di una storia o quella che ti ricordi che dopo averla letta hai pensato non posso pubblicarla assolutamente, perché non lo so, per qualsiasi motivo, perché era troppo esplicita, oppure perché per qualche motivo non poteva essere pubblicata, cioè a tuo parere comunque, perché sì, diciamo che quelle più pesanti, tra virgolette, sono
sono quelle che riguardano ragazze che vengono contattate da persone sconosciute sui social, che è una cosa che capita molto, ovviamente più alle donne che agli uomini, e perché il problema è molto conosciuto sui social è appunto che attirano persone magari socialmente isolate di conseguenza cercano in qualche modo di importunare le ragazze, soprattutto, quindi a volte mi capita di ricevere conversazioni dove uomini mandano foto di se stessi in maniera, quindi quelle penso già che cravatta, no, assolutamente, magari in bianca cravatta, solo in cravatta tocca per esempio, quindi sì, scusa, invece quelle che ti ha fatto più ridere? Sicuramente ce ne sono tante, ovviamente quella che ha segnato un po' la storia della pagina è sempre quella legata a Luca e Cristina, perché è una storia molto particolare, è durata più di un anno. Ok, raccontacela in breve, cioè un po' il contenuto. Sì, praticamente appunto come già avevo accennato ci sono questi due ragazzi, una coppia in cui lui lascia lei e da qui parte tutta la storia, e lei che viene praticamente raccontato, vengono raccontati tutti quei momenti in cui lei riempiva la macchina di posti di lui oppure si piazzava sotto casa, tutte queste situazioni comunque comuni, perché comunque sia quando ci si lascia, almeno nei primi periodi, primi tempi, una coppia c'è sempre chi viene lasciato e magari reagisce in maniera un po' esagerata, e lei questa esagerazione l'ha portata fino allo stremo, quindi si creano queste situazioni comiche ma che allo stesso tempo però facevano molto riflettere. Certo, e da qui infatti ci fu il boom della pagina, che passò nel giro di un mese da 100.000, no, 80.000 mi piace a più di 500.000, e attirò anche molte persone, e da qui anche appunto l'idea, uno dei motivi che mi portò alla creazione del sito, che inizialmente ho gestito da solo ma che in seguito mi ha portato anche a creare un team di lavoro con persone comunque esperte, laureate nel settore, quindi programmatori, sistemisti, esperti. E quindi quanti siete, diciamo? Diciamo che siamo in 12 in tutto, persone che lavorano in diverse parti d'Italia, infatti il bello di questo lavoro comunque ti permette di entrare in contatto con tante persone che abitano anche in altre città, infatti il sistemista per esempio viene a Civitanova Marche, il programmatore da Palermo e anche altra gente esperta di pubblicità per quanto riguarda il piazzamento. Dei banner pubblicitari che vedete vengono da Milano, collaboro con diverse agenzie sempre di Milano, quindi è un mondo molto dinamico, vasto, che viene gestito appunto tramite internet. Vabbè, ma quindi diciamo, per chi potrebbe pensare, perché se tu mi dici io il giorno dopo che ho creato la pagina mi sono arrivati 20.000 like, e tu dici cioè ormai è una cosa scontata, ma chiaramente lì è stata l'idea ad essere vincente, perché l'hai solo aperta. Sì, sì. Che hai trovato, diciamo, un buco evidentemente nel mercato, chiamiamolo così, la fortuna è stata che nel 2014 Facebook appunto, puntando molto su queste pagine che dovevano servire da vetrina alle aziende, faceva girare appunto molto, dava molto visibilità ai nomi, quindi in quel periodo si vedeva spesso l'amico che compariva la notifica, per esempio Luca ha messo mi piace alla pagina, e quindi lì era molto importante il nome, e tramite quello diciamo la fortuna è stata che il nome ha fatto in modo che diventasse virale, e poi ovviamente col tempo non è più bastato il nome, è stato richiesto il lavoro ben più specifico che è durato nel tempo. Ecco, questo che volevo io un po' far capire, non basta trovare un'idea geniale o comunque un nome che possa funzionare, cioè non è vero che è facile, cioè nel senso non è che tutto in discesa, perché poi immagino che dopo la creazione della pagina ci sia un lavoro dietro importante, non è che insomma basta pensarci che ci vuole, lo faccio anch'io, insomma. Sì, questo è
l'utenza è molto alta e ogni giorno vuole contenuti nuovi, vuole leggere storie, di conseguenza questo richiede impegno quotidiano e gestione di tutti i vari aspetti che vanno a formare un canale, comunque sia deve essere sempre attivo e interessante, quindi sicuramente il lavoro dietro è molto ampio e richiede dai 10 alle 15 ore giornaliere. Ah, certo, e questo ovviamente sempre in comunicazione con i collaboratori, esatto, sì. Dovete immagino preparare tutto il materiale, sì, sì, decidere. Sì. Voi come fate? Avete delle riunioni, insomma, come comunicate da voi? Comunichiamo tramite Skype oppure email, tramite mail, ovviamente a volte ci sono delle riunioni che facciamo più che altro a Milano, quindi sì, spesso sì. Vado a Milano appunto dove ci riuniamo solitamente. Le occasioni in cui comunichiamo sono più su tramite internet, è anche più facile per tutti, essendo che ognuno viene da diverse parti d'Italia. Certo, quindi. Certo. Scusa, ma io ho una domanda. Tu, il primo nome che hai dato alla pagina era Mentire di fronte agli scontri di WhatsApp. Sì. Cioè, nel senso, non hai avuto nessuna, tra virgolette, ripercussione di questa scelta, perché comunque immagino che a livello di copyright. Sì, 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 infatti inizialmente il nome appunto avendo nel presentando questa parola che è WhatsApp ridava molto facilmente all'applicazione, sì, e successivamente ho avuto appunto alcuni problemi legali con WhatsApp che si sono risolti senza problemi, quindi okay. La pagina è passata da Mentire di fronte alle spunte blu di WhatsApp, sì, a Mentire di fronte alle spunte blu. Sì. Ho dovuto, diciamo, togliere le due spunte che comparivano. Ah, ok, infatti, sì. Qua. Questo era il logo secondo, diciamo. Certo, sì, 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 sì. Sì, questo è il primo logo creato da un... Cioè, il problema era proprio, oltre alla parola WhatsApp, sì, le due che questo, cioè, loro ti hanno contestato che questo simbolo, diciamo, fosse, sì, di loro proprietà. Hanno contestato le spunte dicendo che sono un patrimonio. Bene immateriale del marchio WhatsApp. Ah, e di conseguenza dopo un anno di discussioni siamo arrivati a un accordo e il logo è stato rifatto a nuovo. È diventato, okay, sì, semplicemente, ecco, così. Certo, beh, non avete, due spunte, non avete perso il blu, ma certo, certo. Bene, chiaramente questo è Pinocchio, insomma. Sì, sì, sì. E vabbè, questo, ecco, era, vabbè, un po', c'è una panoramica sulla pagina che ad oggi immagino che sia sempre in continuo sviluppo. Adesso non so quali sono i prossimi piani, come si sta muovendo, perché comunque immagino che essendo diciamo sempre quello il contenuto, sì, sì, c'è anche rinnovarsi, non lo so. Sì, da un punto di vista editoriale, diciamo, contenuto è quello, riesce a intrattenere ogni giorno perché le storie da raccontare ovviamente sono tante, quindi di conseguenza non è mai banale, diciamo, no, almeno. Certo, certo. Sicuramente uno dei progetti futuri è comunque sia riuscire a trasformare queste storie scritte in qualcosa di diverso, come possono essere per esempio video o cortometraggi, anche perché è un punto che ho già affrontato diversi anni fa, in cui per gioco ho creato il trailer della storia sempre Luca e Cristina, che ha avuto un inaspettato successo. Ah, cioè dalla storia con le cose di WhatsApp avete fatto un cortometraggio praticamente? Sì, dalle conversazioni ho detto proviamo a fare anche un trailer di una storia, vediamo che cosa... su Facebook oppure... Basato, sì. No, sì, però l'avete mandato su Facebook? Abbiamo mandato su Facebook dove ha avuto più di 200.000 visualizzazioni, certo. E poi dopo... ho aperto il canale YouTube. No. E che tu tuttora... Sì, adesso gestisco, adesso da un po' di tempo è stato messo in secondo piano, sì, però comunque sia un canale che speriamo durante quest'anno sarà ripreso e sviluppato con nuovi lavori. E questo cortometraggio l'hai fatto da solo? Questo cortometraggio comunque sia è stato molto interessante perché mi ha permesso di entrare in contatto con diverse persone, comunque
professionisti nel settore, come per esempio un videomaker, costumisti, anche attori. Ah, professionisti sempre presi da provini, insomma, diciamo. Sì, provini. E voleva la strada. Uno di questi abbiamo qui davanti. Ah, così non proprio a caso. Professionista, certo, qui per caso. Beh, allora ci vuole fare compagnia qui. Io possiamo prima vedere il trailer. Allora, ascolta, possiamo vedere dopo. Ecco perché parlavi così tanto. Allora, io andrei avanti di uno. E mette perché indietro. Questo è importante. Ci siamo presi, sono immagini private, veramente curioso. Abbiamo detto, aveva i capelli lunghi, quindi a livello di immagini. Il famoso dottor Bertoncioni negli anni 2013 ha fatto la storia, per prego il tuo biglietto, per favore. Ci emoziona. Allora, io partirei con questo bellissimo cortometraggio, vediamolo. Ma questo è solo... Lo vedete lui? Senti che... Un ragazzo normale, con una vita normale, studia economia, ha una ragazza di nome Cristina, ed entrambi adorano il kebab. E mica la famiglia è molto importante. E il nonno P è sempre al primo posto. Nonno, vuoi capire chi? Però, te li faccio io, eh? Un giorno però tutto cambia. Casualmente Luca incontra Elisa. Io, scusa. Addirittura. No, non ti preoccupare. È stata per bene. Che bene. Una ragazza semplice, ma bella come il suo. E Luca inizia a conoscere. Si innamora. Si recita bene. E Luca lascia Cristina, ma non aveva che conato che questo sarebbe stato l'inizio del dramma. Ha bisogno di te! Dove andiamo? Dio è un nome! Posso offrirti le dramme? Amore, ma ti sono detto di post-it, perché quelli erano un pensiero al giorno. Amore, c'è la luce accesa in camera, quindi sei a casa, no? Amore, sono sotto a casa tua, dove sei? Nonno mio, non è lo stesso. Ma sei dramma, questo è proprio bello. Come mamma devi fare Cristina, gnocca? Per lei, gnocca. Cristina fa schifo. Ma non fa schifo. Non fa schifo. Sto bene. Fa schifo domani. Sto morendo. Ma chi fa schifo? Con questi cappelletti io muoio. Secondo me questa mattina ho preso qualcosa da l'aereo fatta. È presente una cosa, no? Che si fa dopo che non hai fatto la cosa. Sei contento? Cristina. Sì, mi aiuti lei! E se mi Io non sono abituato a parlare. Non ti preoccupare, io mi siedo qua che faccio le domande. Va bene, va. Mi riposo un attimo. Salve, mi chiamo Giacomo Bartoccioli, vengo da Perugia e non faccio alcun mestiere. E questa è la mia storia. Ma invece questo cortometraggio, cioè quando lui ti ha chiesto di fare questo cortometraggio? Io ricordo il provino. Provino. Parlavamo dei provini, di come ha trovato i professionisti. Era il bar 2 più 2, mi sembra. Era un pomeriggio come un altro. Provino mi sembra sempre sin attendere. Mi hanno detto sì, abbiamo detto che cosa fai tra la vita? Io niente, l'ho fatto, neanche io. Ci siamo uniti per creare questo progetto che poi, come vedete, non ha preso forma comunque. Questo era primo e ultimo, quindi. No, allora, aspetta, perché noi abbiamo una collaborazione in stealth nascosta da anni. Perché sai quanti progetti che poi. No, a parte che sai quanti progetti, quanti pomeriggi, quante sere. Sì. Però questo è quello che ha preso forma e devo dire che
io quando lo rivedo comunque un po' mi dispiace, perché comunque era un progetto che aveva scritto, il super key. Questo scritto era un progetto che aveva il super key, sì. E comunque no, aveva ottenuto anche degli ottimi riscontri su YouTube. Io neanche me l'aspettavo, perché era un lavoro molto amatoriale. Okay. Però la storia era talmente potente che alla fine. Senti, ma quanto ci avete messo a girare? A 7 giorni, no, non è vero, non mi ricordo, però quanto ci abbiamo messo? Tantissimo. Cioè, se consideri che alla fine hai fatto quanto, che so, 2 video da un quarto d'ora, tipo 7 mesi, una cosa del genere. Ah, quindi no, è un lavoro lungo. Si sa che innanzitutto quando fai queste cose senza l'attrezzatura di un professionista, sì, brancoli nel buio, poi ai tempi la pagina era anche più piccola, era tutto un progetto che nasceva ovviamente più difficile, quindi ci abbiamo messo tantissimo anche per cose banali, cioè tipo quella scena davanti al come si chiama quel monumento del Perugia, la chiesa. Sì, quello là dove si scontrano, anche quella del pomeriggio, forse cioè, siamo tornati anche il pomeriggio dopo. Comunque quando affronti questi lavori sempre ci devi stare attento. Sì, ma con lui era buona da prima, oppure come c'è cioè, te. Ecco, con lui seguivamo, eravamo lui. Innanzitutto io un po' mi vergogno, scusa, perché adesso ho cominciato un percorso. Parlo con lui un attimo, perché. Aspetta, no, mi devo giustificare però, perché lì. Cioè, già prima io faccio. Cioè adesso sto facendo tra virgolette il doppiatore, perché uno qua comincia, non posso dire essere un doppiatore. Adesso o nella vita? Nella vita, anche adesso come senti. Però no, ti dicevo. Non sei doppiato, mi sto doppiando, non sto parlando. Sono io dietro, questo è il mio nome. Tipo questo. Questo è Bartolo, c'ho il 2.0, mando quando faccio queste figure. Io sto però no, a parte gli scherzi, cioè volevo dire adesso diciamo un cassoso, dovevo giustificarmi perché altrimenti cioè se qui ci fosse un direttore del doppiaggio io conosco la lezione, quindi adesso là una volta, però ecco sì. Da questo lavoro comunque sei arrivato a iniziare il percorso da dire, no, a parte che devo dire che sto lavoro è stata una figata soltanto per una cosa. Uno, perché ci siamo divertiti come matti, abbiamo fatto un bel progetto, abbiamo ricevuto un bel riscontro, cioè nel senso non ampio, ma il feedback positivissimo, a volte anche troppo, cioè tipo gente, degli attori incredibili, certo. Io tipo a casa, hai visto mamma? Hai visto madre? E questo sono riconoscimenti nella vita. Però dico, la pagina già era grande la pagina. Sì, ma era meno potente. Vabbè, è un supereroe, certo. La pagina è un supereroe, se stai usando da grandi poteri, però no, e ti dicevo, è da lì che ho cominciato poi, devo dire grazie alla pagina, grazie a tutto quanto, grazie a questo progetto, sì. A forza di leggere sotto i video, madonna che voce il prete, tanto io nella vita non faccio niente, sono andato a Roma e ho cominciato questo percorso e sto ottenendo i miei primi risultati. Ora questo non è il primo. Questo è l'unico. Tra l'altro non è un risultato. Cioè. È stato un grande punto di partenza, sì. Ma io l'ho capito, quindi vi conosceva? Cioè, no, ci siamo. Io l'ho conosciuto adesso. No, ci conoscevamo. Ci eravamo visti una volta, una festa. Diciamo che eravamo due personaggi. Sì, sì. Nel senso, io come sapete facevo le stronzate con quell'uomo. E adesso c'è un'altra serie. No, vabbè, facevo. Marco pure era, diciamo, in questo settore, perché lui prima faceva anche roba su YouTube. Sì, sempre a livello amatoriale, anche un cantante. Un cantante mai, mi sa, una leggenda. Vabbè, però nel senso, e ci siamo incontrati a sta festa. E sì, che sì, era sì. La festa di chi? Vabbè, non è importante, non lo so, è una figa. Non si c'è una festa della figa. Ah, non so, non ci faccio più caso. Però tipo te dicevo. E niente, lì ci siamo incontrati e abbiamo deciso di buttarci un po' su questi progetti, ora non so se li riprenderemo, non ne ho idea. Però devo dire che siamo tra i pochi, penso che con un pubblico così ampio non stiamo sfruttando il lato video, ma perché è complicato passare da, perché comunque la pagina di Marco si basa principalmente su prodotti comunque di, penso più vicini all'editoria, no? Piuttosto che sì, diciamo di base sì, però comunque sia, come ho detto, c'è il potenziale. C'è un potenziale enorme, ma scrivi, non sta scrivendo. C'è un grande potenziale, ma me lo metto in casa. Queste storie comunque raccontano e sono una base di partenza per creare qualcosa a livello video. Sì, ovviamente il lavoro è tanto da fare, quindi
Vabbè, poi eravamo anche alle prime armi. Questo che anno è? Sono 2015, 2016. Quindi non è cioè, abbastanza recente, tra virgolette. Sì, due anni e mezzo. Scusa, ma perché non avete mandato avanti questo format di creare dei video, dalle storie? Abbiamo provato, ci sono stati tanti problemi anche con, mi sembra, più che altro di organizzazione, trovare la gente che collabora, perché comunque dietro un progetto del genere poi trovi. Il problema principale è stato che nel giro di pochi giorni ci siamo trovati con una pagina che aveva fatto il botto a livello nazionale, e di conseguenza noi, presi anche un po' dalla foga, abbiamo inizialmente sottovalutato tanti aspetti, mazzia, perché comunque sia la creazione di una serie richiede persone esperte che scrivano i copioni, per esempio, noi facevamo un po' tutto improvvisato, cosa che può riuscire fino a un certo punto. Servivano gli strumenti, quindi noi avevamo sì due videomaker e un tecnico del suono, però comunque si eravamo molto limitati, non avevamo attori, perché io stesso non sono un attore, mentre lui... In realtà nessuno è un attore. Però lui col suo... tutti lo sono. Questa è una bella domanda, potremmo parlare anche giorni adesso. Avevamo scelto un po' tutto il cast, tra virgolette, molto rapidamente, quindi prendendolo anche un po' sotto gamba, un progetto che diciamo ci ha concluso... La storia era potentissima, io mi ricordo quando cominciamo Luca e Cristina, io non parlavo di altro, Luca e Cristina, mi ricordo. Abbiamo fatto anche l'evento, vero? Sì, a Roma. A Roma. Cioè, un evento vero o proprio quello... No, l'evento vero. Si iscrissero in 200.000, poi eravamo 16. Però fu un grande evento a Roma, tutti molto felici. Volevano... Cioè, un evento su Luca e Cristina, no? Sì, era un incontro... Sì, eravamo diciamo all'apice della storia, avevo creato un evento, era il compleanno di questa Cristina, un evento a Piazza di Spagna, ovviamente non ha funzionato per il semplice fatto che... Aspetta, c'erano quelle 50 persone, ma chi erano gasatissimi? Ma turisti o gente che è venuta per l'evento? Turisti strano, sto cercando Luca e Cristina, ma non è Spagna. No, è gente proprio che era venuta apposta per Luca e Cristina, cioè che voleva sapere sta storia, poi ne siamo partiti con la macchina, tutti felici. Adesso sono scritti 200.000, ma chi sta pronto, sarà lo spettacolo più grande dell'Italia. Poi eravamo 18, però fu anche lì, cioè ci vedi proprio i fan, cioè gente proprio... No, ma il discorso è comunque sia, questi sono eventi che funzionano quando il target è molto basso, nel senso quando una pagina viene seguita da ragazzi adolescenti, ovviamente è molto più facile fare questo tipo di cose, mentre la mia pagina comunque attira più un target di persone che vanno dai 25 fino ai 40 anni, quindi è difficile anche fare un evento e attirare gente di questa età in massa, quindi di conseguenza, però sono tutte cose che nell'incoscienza nostra abbiamo fatto, comunque mi hanno poi insegnato, sono tornate utili. Ma penso a tutte, alla fine tutti devono qualcosa a questa storia. Se io stesso sto a parte di scrivere, non finita, ma faccio questa roba. Anche una ragazza, cioè, è tutto partito da YouTube, da quel caso. Aspetta, questo riparliamo, al prossimo parliamo le cose. Sì, sì, adesso non diffondiamo la voi poi sui giornali. Ma c'è la discorso. A me mi ha lasciato questa storia. Io lo consiglio, ci siamo lasciati dopo. E non c'è stata nessuna conversazione su WhatsApp? No, io faccio la pagina rivale che si chiama Mentre di fronte alle spunte di Telegram. Ora siamo proprio nemici. Io adesso ho subito una denuncia da Telegram, anche la stessa storia, però fare le cose allucinanti, è andata così. Però comunque c'è il sogno, il grande sogno, vi giuro che ce la facciamo, perché ce la facciamo, dillo anche tu Marchi, ce la facciamo, di rendere queste storie anche video, corti e sta roba. Cioè ci piacerebbe tanto, ci abbiamo già provato, ci siamo anche riusciti, poi l'organizzazione, il tempo, le cose, la gioventù. No, cioè, è un'ottima scusa, non giuro, l'ho sempre usata con mia madre, però no. C'è sempre stata sta voglia di farlo, vabbè, lo faremo, torneremo. C'è gente che ancora chiede il terzo episodio. Il secondo
C'è una visualizzazione allucinante, sono potentissime. No, due puntate sono state fatte poi. E la seconda di che parlava? Questa è tutta una serie. Ah, questo è il trailer. C'è una prima puntata, la seconda puntata. E ti dirò che c'è anche una terza puntata, però ci sono dei. È nell'hard disk dove è stata. No, sono là. Ah, no. Vabbè, sono davvero, già sono qui per non parlare di niente. Se c'era solamente sto trailer era veramente troppo. Sono successe delle cose, abbiamo pubblicato della roba e è stato un bel lavoro. E c'è gente che tuttora arrivano le notifiche che chiedono, ma la terza puntata, scusate, dopo 2 anni e mezzo. Ma uscirà, ormai che faremo una serie di punto che arriverà dopo la guarderà il gruppo. C'è l'originale Netflix. Ma ci si arriva ormai. Io direi, se qualcuno ha delle domande da porre a questi due matti, cioè principalmente a Marco, butta su qualcosa. Se non conoscete i meccanismi di questi contesti, cioè tutti noi abbiamo una pagina Facebook, molti di noi hanno un profilo Instagram, tutti lo usiamo per motivi differenti, però ecco, alla fine non stiamo mai dietro a questa maschera che c'è davanti, quindi qui abbiamo alla fine un esponente abbastanza importante del contesto, perché è una pagina grande, con un bacino di utenza grande, quindi le domande potrebbero essere lì, l'ho fatte tante, quindi aiutatemi tutti voi. Insomma, curiosità, se avete domande di curiosità. Volevo sapere perché prima facevo un riferimento, no, agli sponsor che in qualche modo hanno aiutato a sviluppare il progetto. Ero curioso di sapere se ti è capitato di avere delle proposte o in qualche modo delle pressioni da parte di qualcuno che magari era interessato a veicolare contenuti politici. Sì, è capitato. È capitato, ma ovviamente è una cosa che ho sempre rifiutato, perché a prescindere mi è capitato sia da una parte che dall'altra, quindi senza. Sì, ovviamente le pagine Facebook hanno molta influenza, perché attirano le masse che stanno comunque su internet, di conseguenza ci sono stati tentativi di politicizzare la pagina in corrispondenza delle elezioni che parte oggi lì. No, da entrambe le parti. Ah, proprio è stata una richiesta. Comunque sia, prendere posizione politica su una cosa che comunque sia non parla minimamente di politica non era la mia intenzione, però sì, sicuramente il tentativo c'è stato, anche proprio sotto forma di proposta economica, che ho rifiutato sempre, perché comunque sia. Questo è quello che ci dice. Sì, no. Quel cappotto nuovo, ma lascia intendere altro. Ma non hai mai chiesto di acquistare la pagina? Che offerte ti hanno fatto? Sì, ci sono state spesso offerte, e anche quelle comunque io le prendevo come stimoli a continuare, perché comunque sia, quando vedevo queste persone che mi scrivevano e mi facevano proposte commerciali, comunque sia indirettamente mi dicevano che queste pagine avevano un potenziale a livello lavorativo, di conseguenza sì, ci sono state spesso. Ci vuol dire offerte folli o? Ma una volta c'è stata un'offerta folla che tuttora non so dire se. Perché mi è arrivata dal profilo dagli Stati Uniti, mi aveva offerto circa 200.000 euro. $200.000. Vabbè, già funziona. Ah, ecco che funziona. 200.000 euro. Era l'estate del 2015. Ovviamente non penso non avevo nemmeno risposto, comunque sì, ci sono stati i più furbi. Io avevo conosciuto in quel periodo i primi siti di notizie fake, erano tipo, non so se l'avete mai sentito, per esempio il Giomale, che giocavano un po' sul modificare i titoli dei quotidiani nazionali, e avevo conosciuto chi stava dietro a queste cose. E mi aveva offerto 2.000 euro per la pagina,
e lì fu, quella fu la prima offerta che mi fece capire comunque sia che i siti web e tutto quanto, le pagine Facebook comunque rendevano qualcosa, comunque sì. Ma visto che ci sono un bel calo di Facebook negli ultimi anni, no, l'avete subito anche voi o avete avuto botta? Calo di Facebook? Sì, come interazione. No, l'anno scorso diciamo Facebook era cambiato molto perché penso il piano aziendale era di incentrare tutto sulle ads, sulla pubblicità, portare quindi i titolari delle pagine a investire sulle inserzioni e investire sui contenuti. Questo aveva portato a essere Facebook soprattutto una macchina pubblicitaria, infatti molta gente si stava stancando, però devo dire che da marzo di quest'anno, del 2018, il trend è cambiato e Facebook è tornato diciamo quello di prima, nel 2016, quando insomma i contenuti erano al primo posto. Infatti c'era stato il periodo in cui molti utenti si lamentavano del fatto che vedevano solo pubblicità e non più i contenuti delle pagine che seguivano o degli amici appunto su Facebook. Però sì, c'è stato un calo che è durato qualche mese, ma adesso è stato tornato tutta la normalità. Rimanendo in tema di pubblicità, sì. Siccome sei rivolto a un team di anni che siamo tutti che stanno facendo magari le inserzioni pubblicitarie in fondo, sì. Volevo chiederti se quali fossero, se si può dire, i pubblicitari che regolate dentro al sito web, se tu avevi magari semplicemente. Sì, allora, di base ci sono, tu hai detto Google AdSense, che sicuramente è quello più importante, perché quello che fa Google AdSense è mettere in relazione diciamo un investitore di un'azienda con il publisher, che sarebbe il titolare di un sito web. Insieme a Google AdSense ci sono anche altre aziende più piccole, ma comunque che funzionano, tra queste per esempio Outbrain, Tabula, che sono aziende straniere, e poi a dicembre ci sono anche in Italia, c'è cioè Spabli, Shamino, ci sono molte realtà, e comunque quelle che vengono utilizzate di più appunto sono Tabula e Google AdSense. Sono quelle più remunerative quindi? Sì, assolutamente. Poi ci sono tanti fattori che determinano la riuscita di un sito web, soprattutto i contenuti. Ovviamente un sito che parla di medicina, salute, ovviamente è molto più remunerativo, perché pubblicizza appunto cose ben specifiche, mentre un sito come il mio è più generico e quindi richiede un lavoro molto più complesso da parte di un esperto, che comunque sia deve lavorare sul target, l'utenza che segue il sito, quindi tramite Google Analytics fa tutta una indagine di mercato per poi poter piazzare le pubblicità migliori. Cioè quindi si rivolge comunque bene negli spazi pubblicitari? Sì, sì. AdSense credo che funzioni in automatico, cioè il banner di AdSense credo che siano automatici a seconda del tema che tratta il sito e degli interessi lanciati tramite i buchi degli utenti, quindi fornisce dei banner su misura. Però a questo punto credo che vi rivolgiate anche a delle aziende, a delle proprio che inserite il banner pubblicitario al di là del circuito. Ovviamente c'è la possibilità di parlare direttamente con un'azienda che ha bisogno di pubblicizzare un prodotto, quindi offriamo uno spazio pubblicitario all'interno del sito, considerando comunque sia un sito che ogni mese viene visualizzato da 1,5 milioni di persone e le pagine totali visualizzate superano le 40 milioni, comunque sia tramite questi dati vengono presentati alle aziende che poi possono piazzare il proprio prodotto all'interno. Anche affiliazione, se sì, quanto pesa sul bilancio, diciamo? No, quello intendi preciso un'affiliazione?
affiliate marketing, tipo quello, i link, vendere prodotti. No, quello è una cosa, è un mondo particolare che fino adesso non ho affrontato, no? Okay. Si occupa più che altro la vendita di prodotti all'interno di internet, è un po' più complicato. Complicato, è diverso rispetto a un progetto editoriale. Ai contenuti del sito. Sì. Io invece parlando di cortometraggi e di serie TV, ovviamente la storia di Luca e Cristina è durata un anno ed è stata abbastanza lunga e con tante cose in mezzo. Sì. Ma sul fatto di scrivere cose del genere non sarebbe più facile in un formato tipo pillole di 20-30 secondi che uno si guarda rapidamente e ci passa più velocemente, insomma. Gli screen, la lettura, no, proprio il filmato, più che sì, il video filmato da un minuto e mezzo. Sì, sì, ovviamente ci sono tante possibilità, quindi vanno tutte studiate. Alla fine non si può mai prevedere quale può essere il format migliore, le cose vanno provate in tutte le sfaccettature. Poi una volta ci sono provate, si tirano le somme. Se tu intendi pillole, sì, cioè nel senso digestivi veloci, video. Sì, io sì, mando video, cioè sì, sì, ma un commento allo screen o un no, video, una pillola che rappresenta? Ah, no, un commento, sì, quindi che tu rappresenti quello, okay, quello okay. Screen. Sì, quello è un altro mondo, certo. Noi abbiamo questo progetto più ambizioso, le fanserie. Video di 20-30 secondi hanno più lo scopo pubblicitario, okay. Perché sono immediati, una persona lo guarda 20-30 secondi, se gli piace il contenuto lo condivide, quindi c'è molta più facilità di viralizzazione del video, quindi di pubblicità. Quindi sì, sicuramente è più semplice, però se vuoi fare un lavoro più complesso che risalti comunque le capacità di un attore, di un videomaker e quant'altro, comunque sia, devi fare un lavoro più lungo, che duri almeno 10-15 minuti. Per risaltare certo. Instagram invece è una cosa nuova, ovviamente va contestualizzata anche quello, perché comunque si attira un pubblico più giovane al momento, quindi sì, è una cosa nuova che è partita l'anno scorso. Infatti anche il mio canale è molto più piccolo rispetto a Facebook, però sì, ha sicuramente molto potenziale e ovviamente entrano in gioco diverse cose, che comunque sia un social diverso rispetto a Facebook, ci sono le storie molto, che vengono visualizzate molto di più. Infatti ho pensato a Instagram, posso cambiare il tuo pillo e ah sì, 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 sì. Credo che ci sia un limite di 60 secondi su Instagram. Sulle storie 15 secondi, ovviamente le puoi dividere, se fai un post, se pubblichi un video come post, 60 secondi. Cioè la domanda è, tu sei su Facebook, su YouTube e su Instagram, no? Sì. E tu espanderai anche l'arte di YouTube? Sì, il progetto potenziale. 10-15 minuti perché sono te, come pizza tanto dopo 10 minuti o perché la tua intenzione fare un format su una cosa seriale, che però per esempio le pizze le fanno a 4 minuti, c'è gente che le fa da 7 e gente che le fa da 25, perché dai quel tempo specifico? Perché nella tua mente è quel tipo di formato o perché ti piacerebbe in quella maniera? Ma sicuramente ci sono tanti aspetti, perché se lo fai per puntare alla monetizzazione bisogna tenere conto che su YouTube è molto complicato, perché ovviamente un contenuto pubblicitario su video viene pagato molto di meno, quindi quello è un aspetto che passa in secondo piano nel mio caso. 15 minuti perché per un cortometraggio o una puntata della serie web penso che sia la durata migliore, ovviamente poi la regola vuole che più è lungo il video più pubblicità viene messa all'interno del video, quindi da quel punto di vista sicuramente per lavori complessi YouTube è la cosa migliore, non dove mettere un lavoro a livello di video, anche per una questione di qualità dell'immagine. Ogni giorno ormai vengono fatti video ad alta qualità, 4K penso sia il minimo, e mettere video di queste qualità su Facebook e Instagram sia è controproduttivo, perché c'è una qualità che ti comprime tutto, cioè
sprecato tanto tempo per fare una cosa che poi rende quanto? Un quinto? La voce. Un quinto, ho fatto un'analisi, ho ricevuto la voce su Instagram, si prende un quinto. Veramente Facebook, cioè, avevo proprio misurato, cioè è parso un quinto. Sicuramente Facebook e Instagram sono ottimi per la pubblicità, per promuoversi, mentre YouTube, anche YouTube potenzialmente, perché ci sono fenomeni virali che in giro di una settimana. No, ma quello, penso quello che dice è vero, cioè se fai un progetto per modo no, è anche più valevole, è una questione, sì, esatto, ma era proprio la nostra, era una questione, ci piaceva così e volevamo fare una cosa tipo serie, ecco, se fai mini video poi sono cambiati anche i tempi, qua certo sono che adesso se fa adesso c'è un attimo ognuno adesso su Instagram la gente fa fine. Sì, virale. Una domanda, sì. Secondo me non si riesce a monetizzare la pagina Facebook, a parte queste sponsorizzazioni che mi vengono proposte magari e tue guide, come si può monetizzare queste proposte? Allora, questo dipende molto dal contenuto di una pagina. Ogni pagina può mettere in piedi un proprio business, diciamo. Infatti se vediamo pagine come anche Sesso, Droga e Pastorizia punta molto sul merchandising delle magliette, felpe, cosa che sul mio canale non funziona ovviamente, perché non ci sono i contenuti per costruire un brand sul settore dei vestiti, per esempio. Quindi allo stesso tempo pagine di quel tipo non possono funzionare a livello di siti web, quindi diciamo ogni pagina mette in piedi il proprio prodotto, il progetto di marketing, diciamo. Molto variabile. No, io chiedevo appunto, quindi YouTube non c'è niente, cioè, non è sviluppato per farlo. No, al momento YouTube diciamo che non è sviluppato per niente. È un area potenziale. Ah, ci sono iscritti? No, non, sì, un canale di 2000 iscritti, ma non è un progetto che non è mai stato preso in serietà. Però sì, è un progetto. Però il progetto c'è, sicuramente è importante, però richiede molto lavoro e deve affrontarlo. Scusa se stesso, però no. A parte del tuo know-how che hai maturato questa esperienza, no? Saresti in grado di verificare un successo del genere di questa pagina, o dici che conta la fortuna trovarsi nel posto giusto al momento giusto, diciamo che è una un componente molto importante, oppure adesso che hai acquisito delle competenze, diciamo, da questa esperienza nata magari così per gioco, saresti in grado di verificare un business che per me diventa totale, sì, di questa bocciata. Sicuramente se ci hai pensato anche poi in produzione di creare un progetto. Sì, sì, il progetto che a cui sto lavorando ultimamente comunque sia è ricreare la pagina in altre lingue, e poi essendo anche sono nato in Germania, come avrete notato dal cognome. Ma per la birra, scusa. Non mi piace, no. Sì, però mi piace lavorare. No, e con sapeva la mia d'arte, tu credevi? Certo. Vabbè, ah, vabbè, ci può stare. Sì. Anche io per un anno ero convinto, poi gliel'ho chiesto. Del suo? Quindi non ti chiami, guarda che roba. No, Marchi, scusa, te lo voglio. No, sì, il progetto che sto lavorando adesso è di replicare la pagina italiana anche in altre lingue, perché ovviamente anche lì è molto complicato, perché ci vuole una forte conoscenza di una lingua, un stile comunicativo diverso, per comunque sia quello italiano in un certo modo, non è replicabile magari in una lingua come l'inglese o come il tedesco soprattutto. Quindi sicuramente è un progetto che richiede l'aiuto di persone che conoscono
quella lingua. L'ultima domanda, poi in che momento è sorta l'esigenza di rivolgersi a dei collaboratori esterni che diciamo non riuscite a gestire autonomamente la cosa? Sul sito web è nata quando a un certo punto mi rendevo conto che all'esterno sembra molto semplice, anche per a me sembrava molto semplice vedere un sito, la pubblicità piazzata lì, dicevi vabbè, in qualche modo si fa, però dopo un anno che ci lavoravo, che arrivavo a giornate fino a 18 ore davanti al computer, ogni giorno succedeva qualcosa, pubblicità che saltava, Google che mi limitava, mi bloccava, perché comunque sia a volte basta mettere un link cliccabile sotto una pubblicità e Google ti penalizza, tante cose, pubblicità sottopagata, e quindi a un certo punto il sito lento, tanti piccoli aspetti che sottovalutavo, e a un certo punto mi hanno fatto capire che avevo bisogno di esperti nel settore che mi aiutassero, quindi un sistemista tramite il suo server ha velocizzato il sito, un programmatore ha rifatto il sito da capo e l'ha reso più professionale, più veloce, e poi gli esperti di pubblicità che hanno iniziato a migliorare la pubblicità all'interno del sito e avviare contatti, perché cosa anche molto importante su Google AdSense, che tutti si possono iscrivere, però a un certo punto arriva un momento in cui hai bisogno di un manager che viene affidato da Google, però per ottenerlo devi avere molto traffico e comunque sia devi avere un sito che funzioni, tutti i piccoli aspetti che poi sono stati raggiunti nel giro di 2 anni. Se si può dire. Tanto non diciamo di domanda. Quando esci? Quanto riesci a monetizzare tramite AdSense, se si può dire? Sui siti vieni pagato anche a seconda del mese, diciamo che un mese come gennaio è un mese morto a livello di marketing, perché le aziende progettano l'anno, quindi i pagamenti sono molto bassi. In un mese come dicembre invece con il Natale, durante le festività, tutte le aziende di tutto il mondo investono molto, di conseguenza diciamo che i pagamenti che vengono effettuati sui siti sono intorno ai tra 50 centesimi fino ai 2 euro a seconda dei contenuti, ogni 1000 impressioni che sono in visualizzazione. E calcolo. Tutti i numeri. Adesso numeri. Diciamo che le visualizzazioni sono diverse milioni, comunque sia, dopo è un calcolo. Sta complicando gli specchi, adesso quante volte prende se continui di tenuto. Ma una domanda così esci fuori dal discorso male. Scusami. Quanto guadagni? Parte Facebook, quanto guadagni? Agenzie tipo di influencer marketing, no? Sì. Ci collabori o appunto, visto che sono sbarco su YouTube, ci stai ragionando o con me? Gli influencer diciamo fanno tutto un altro lavoro che non. Cioè io fino adesso non ho mai puntato sul prodotto Marco Weiss perché non ho interesse. Dicevo la tua pagina con influencer per spingerlo, per sbarcare eventualmente su altre piattaforme, eccetera. Cioè non ci stai già ancora ragionando. Sì, ho collaborato con diversi influencer mediamente conosciuti, sicuramente sì. Però è comunque sono un po' offeso con me vabbè, poi conosciuti comunque beh, a parte lui territorio sì, beh, c'ho i follower, me,
cioè quando vado in centro, nel senso, sono pochi, ma esistono di tutto. Scherzo, questo è un sacco. Quindi anche loro sono avvicinati a te, per un po' forti, no? Sì, ma in maniera molto superficiale, sì. Comunque sia, sono due mondi diversi, quello che fa un influencer rispetto a un progetto editoriale che può essere punto blu. Adesso poi rispondo alla domanda di software. No, no. La cifra ce ne tenevai, quella è la scena. Sono altre domande. Io... No, tanto faccio di tutto, non pubblichiamo una pagina. È tu, allora, grazie. Però io chiedo scusa dell'interruzione. No, dico, ma se ne va. Hai chiamato tu che vado via. No, dammi quella. Beh, potevi prendere qua. No, facciamo. No, è la dinamica. Ah, scusa. Grazie. Comunque, io ti ringrazio Marco, grazie Marco. Bravo Marco! Io volevo in 30 secondi ringraziare l'Officine Frasti, chiaramente, perché ci hanno dato la possibilità, Giulio e tutti gli altri collaboratori che adesso sono scomparsi, perché questo posto, a parte qui, questo è un edificio di 1400, insomma, quindi rimesso perfettamente insomma, a posto, perché è bellissimo. E qui hanno creato questo co-working dove diversi artigiani di diverse aree, da architetti a designer a, come vedete qua, artisti alla fine, perché queste sono tutte biciclette restaurate, insomma ci sono dietro esperienze, ma anche lavori antichi, ma che in realtà sono modernissimi, sono contemporanei. Di là ci sono persone che lavorano le stoffe, i tessuti, che creano giocattoli per bambini, insomma è un posto bellissimo dove ci sono persone che si impegnano. Tra l'altro, se vi interessa, è possibile al piano di sopra affittare per ogni giorno, per un mese, eccetera, delle scrivanie dotate di lampade, insomma delle tavole con le prese per lavorare, e questo è Officine Fratti. Noi siamo Metanoia e siamo un'associazione culturale che è nata da quasi un anno a Perugia con l'intenzione di diffondere la cultura a tutto tondo, e veramente a tutto tondo. Adesso questo è un format che è nato da poco, è il secondo appuntamento, ma ce ne saranno gli altri che tratteranno anche altri temi come teatro, letteratura. Prossimamente io sarei molto contento di invitare te. Praticamente io non dirò niente, sarà un monologo. Va bene, faccio un monologo. Tu prepari. Ma non solo, insomma, verso aprile ci saranno presentazioni di libri, gruppi jazz che presentano il primo loro disco, insomma, di tutto e di più. E quindi l'intenzione è di coinvolgere il pubblico perugino, gli studenti, i turisti, quello che riusciamo a fare. Quest'estate ci saranno proiezioni di film, eccetera, e lo sto dicendo per quattro persone, ma lo dico, e quindi grazie di essere venuti e spero di vedere voi. Lei è un professionista, mi fa piacere parlare. Io sono un ragazzi. Non mi fa piacere. Non mi fa piacere. Non mi fa piacere. Non mi fa piacere. Non mi fa piacere.